Adesso ci prendiamo il giusto tempo per raccontare una storia particolare, diversa dalle altre. Nicola Dutto ha 42 anni, di Cuneo ed è un campione di motociclismo e spesso per raccontare le storie dobbiamo rifarci a delle date che non si possono dimenticare in modo positivo o negativo. Quella del 20 marzo 2010, durante una gara a Pordenone, un incidente inchioda Nicola Dutto sulla sedia a rotelle. Nicola è al telefono con noi, buon pomeriggio innanzitutto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Nicola, tu però non ti perdi d'animo, E c'è una seconda parte, inizia una seconda vita, posso dire così, da quella data, da quel 20 marzo, che ha portato tante soddisfazioni. Ce le racconti tu? Ebbè sì, assolutamente. Il 20 marzo ha segnato innanzitutto un cambiamento drastico nella mia vita, ma nella vita di chiunque che soffre un incidente del genere. Io sono sempre stato abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno e con lo sport che ho praticato, diciamo che il finire sulla sedia a rotelle era una delle mie più grandi paure, però nel momento in cui mi sono dovuto per forza di cose a trovare ad affrontare questa paura, l'ho affrontata come siamo abituati noi in moto, in fuoristrada, cercando di reagire. E quindi, vabbè, il tempo adesso non è neanche tanto dall'incidente, perché sono quasi 3 anni e c'è stato un cammino che mi ha riportato a piccoli passi ad avvicinarmi a quello che è il mio mondo, che è il fuoristrada. E ho avuto la fortuna quest'estate di tornare a correre una gara di Coppa del Mondo Baia in sella ad una moto opportunamente, diciamo, adattata a quelle che sono le mie nuove caratteristiche fisiche. Dicevo, 2 anni di terapie riabilitative ovviamente, e sei tornato in moto però per competere in una gara assieme ai normodotati. E qui Ah beh sta. sì, sì, insieme ai normodotati sì, perché comunque vada non esiste, diciamo, nello sport paralimpico, al di là che questi sono i motori, quindi non entra nell'ambito degli sport paralimpici, una categoria dedicata. E quindi sì, corro con i miei vecchi, tra virgolette, nemici, amici, compagni di tante sfide, tante battaglie, assolutamente. Anzi, comunque non l'avrei voluto io avere delle agevolazioni. E quindi ben venga il tornare insieme ai miei amici. Come hai trovato la forza per reagire in questo modo? Sono bellissime queste immagini, ti stiamo vedendo proprio sulla moto opportunamente preparata, perché insomma il tuo è un esempio, no? Un esempio forte. Tu questa forza, Nicola, dove l'hai trovata? Pensavi di averla così dentro, questa grinta? Beh, guarda, non lo so, è una bella domanda, però non so come risponderti. Io, dal momento in cui mi hanno ricoverato prima ad Udine, perché l'incidente è avvenuto a Pordenone, e quindi ho fatto 15 giorni di terapia intensiva ad Udine, dove mi hanno letteralmente strappato a quello che poteva essere l'inferno, perché il problema principale era quello di non camminare, ma di rimanere in vita. La forza, io avevo da subito abbastanza le idee chiare su come sarebbe stata la mia vita, la mia nuova vita, no? Quindi nell'adattare la macchina, vendere determinate cose. Io sono stato sempre abituato a ragionare per step e per obiettivi, e pian piano mi sono posto degli obiettivi che da piccoli che sono mi hanno portato poi a tornare in moto. In una categoria Baia ce l'ha, perché è nata da una quarantina d'anni, dico bene? È Sì, 45 particolare anni. rispetto. No, guarda, la formula Baja è la gara più semplice al mondo. Sono nato in Baja California 45 anni fa e sono gare di resistenza corse tutte d'un fiato. In Baja California c'è un campionato vero e proprio, sono 3 gare, la Baja 250, la 500, la 1000, e le cifre sono le miglia da percorrere tutte d'un fiato.
senza stop, senza azzeramenti di tempo. Si differenziano da quello che conosciamo di più qua da noi, dalla Parigi-Dakar, perché tutto il percorso è segnato a mezzo di frecce e di balise, a differenza della Dakar dove i piloti devono seguire un roadbook e i sistemi di navigazione come il GPS. Davvero l'asprezza, no, di queste gare, belle immagini. Nicola, grazie davvero, in bocca al lupo, grazie a voi. E grazie per questa tua bella testimonianza. Grazie davvero, insomma, un bel esempio, ci ha fatto piacere averlo qui in questo pomeriggio. Ci fermiamo, sì. Sentite, però torniamo subito, edizione delle 16, torneremo sulle parole di Conte, sì. Ma non solo, vi andremo a dare tutti gli aggiornamenti sulle squadre che sono tornate ad allenarsi in vista della 16ª di Serie A, tra poco.